Pronto? Ciao mamma. No, non sto lavorando troppo. Comunque non è quello, almeno non è solo quello. No mamma, non sto fumando, lo sai che non fumo più da 12 anni, da quando è arrivato Mickey, eh? E poi è lui che mi preoccupa. Non lo so, è nervoso, è strano, è ostile, ecco. Poi ieri ha combinato un guaio. Anche oggi non è in casa, gli ho detto che mi deve avvisare quando non... Sì, mi deve avvisare. Senti, ma... Secondo te è possibile che lui inconsciamente senta di essere stato adottato? Aspetta. Miki, sei tu? No, niente, era sembrato. Chi sei? Un fantasma? Un angelo? O sei solo il vento? Sei tu questo? Facciamo che arriva più in alto. Vuoi essere il mio amico? Io qui non ne ho tanti. Mia madre dice che non devo dare confidenza agli sconosciuti. Ma in questo caso... Tu c'erai una mamma? No. Vuoi una caramella? È l'ultima. Puoi mangiare, vero? Ma non ti faccio paura. No! Oddio! Devo andare ad allenarmi. Ci rivediamo, vero? Si fa per dire. Ok? Ok. Ciao. Stella, volevo chiederti scusa per quello. Non fa niente. No need to go get locked away. When I leave your arms, the things that I think of, no need to get over alarm. I'm coming home. Sei entrato? Sì. Mi hai fatto paura. I wonder which
Dove sei? Sei sempre raffreddato tu, eh? Mm-hmm. Hai freddo? Stella, sei pronta che è la palestra? Che ci fai con quella coperta lì? Avevo freddo. Dai, sbrigati. Entra sempre senza bussare. Lo sapevo che tornavi. Ma tu esisti veramente? Penso di sì. Se chiudo gli occhi, ti vedo. Forse devo venirti più vicino. Forse ancora più vicino. Make sure my sister knows I loved her. Make sure my mother knows the same. Always remember there was nothing worth sharing like the love. Ma dimmi almeno come ti chiami! Glielo devi dire! Glielo devi dire! Glielo devi dire! Che fai? Glielo vado a dire. Dobbiamo lavorare sull'allineamento. E poi devi vincere questa paura del vuoto. Tu continua. Io vado a prendere un caffè. Vuoi niente al bar? No, grazie. Che ci fai qui? No, niente, portavo Maria a fare la pipì. No, pipì non si può dire. Portavo Maria spesso. Che coincidenza. In effetti faccio sempre questo giro. Vuoi che ti accompagni a casa? Accompagna a casa. Bene, ti fa male? Non sono riuscito a fermarlo. Oh, hai fatto anche troppo, capito? È solo una piccola frattura. Una notte dal veterinario, domani ce lo portiamo a casa come nuovo. È stato bravo. Sì. Mi ha dato un morso al polso. Vedrai che la ritroviamo. Capito? Adesso devi riposare, ci penso io a te.
Siamo amici, Stella. Voglio tornare a casa. Ci tornerai presto, Nottelline. Risultato analizzo непонятный. Ma prima dobbiamo farti qualche domanda. Oui, commandeur. Produci, Miscat. Devi salvare Stella. Devi salvare Stella. Cosa? Parlavi nel sonno. Devo salvare Stella, devo salvare Stella. Dove vai? No, no, no. Cosa cerchi? Il mio costume. Ma non c'è. Ma che fai? Eccolo. No, no, si è ristretto. Ma funziona ancora. Se non posso metterlo, come faccio a saperlo? Forse funziona solo con te. Miki, sono a casa? Sì. Se mi dai un attimo te lo dico. Aspetta, guarda, ti richiamo. Ma sei sveglio? Io sono distrutto, ho lavorato tutta la notte. L'hai lavato tu il mio costume? Miki puzzava. L'hai rovinato. Vabbè, dammelo, vedrò di sistemartelo. Ho rovinato. Non si può sistemare, ti odio! Miki, non se habla sia tu madre. Lei non è mia madre. Tu non sei mia madre! Allora non siete scappati di casa? Il costume non è importante. Sì, mi hai già visto. No, non ho rapito io la tua amica. Come fai a sapere quello che penso? Ma chi sei? Mi chiamo Andrei. E sono tuo padre. Mio padre è morto. Era un poliziotto. Era un eroe. Questo è quello che ti è stato raccontato? Come te le immagini la Russia? La Russia? È lì che sono nato. Avevo una vita normale, la mia famiglia, amici. Poi all'improvviso tutto è cambiato. Ci fu un disastro nucleare. Le radiazioni hanno ucciso molte persone. Ne hanno fatto ammalare altre. E altre ancora con il passare del tempo. Sono cambiate. Il loro DNA è mutato. Speciali li chiamavano. Le radiazioni avevano dato loro dei poteri. E quei poteri hanno attirato l'interesse di un gruppo paramilitare, guidato da un generale nostalgico della guerra fredda. La divisione. Ci hanno rinchiusi in un posto da qualche parte in Siberia.
e ci hanno usato come cavie per molto tempo. Volevano capire come funzionavamo per poterci usare come armi. Immagino un esercito invincibile. Armi perfette. No, dice one. Возможно, он не видит. Io ero una delle loro cavie preferite, l'unico in grado di leggere il pensiero. Ma come tutti gli altri, più usavo il mio potere, più il mio corpo si consumava. Molti si ammalarono. Io cominciai a perdere la vista. I poteri hanno il loro lato oscuro. Un giorno lo capirai anche tu. Ma c'era un altro problema per la divisione. Tutti gli speciali erano sterili. Tutti. Tranne me e tua madre. Ricordo il giorno in cui è arrivata. Yelena. Nella sua mente ho sentito una paura uguale alla mia. Ma ho visto anche qualcos'altro. Che le piacevo. Poi sei nato tu, il figlio di due speciali. Loro non stavano nella pelle, ma sapevamo che ti avrebbero portato via da noi. Allora, io e tua madre abbiamo preso una decisione. Thank you.
Tua madre ti ha passato il suo dono e si è sacrificata per salvarti. Yelena. Lenačka. Ti ho portato in giro per l'Europa e ho sempre cancellato le nostre tracce. Ma ho capito che prima o poi mi avrebbero preso. Così ho scelto il posto più tranquillo dove tu potessi crescere. Ti ho lasciato a Giovanna, che si era appena trasferita in città. Quando l'ho guardato, ho letto nella sua mente che era una brava persona e che desiderava un figlio più di ogni altra cosa. Che ti avrebbe amato. È stato facile per una poliziotta farsi fare i tuoi documenti. E così per tutti è diventata tua madre. No, non pensare niente di brutto su di lei. Io penso quello che mi pare. E smetti di frugare nella mia testa. Non posso smettere. E sai leggere la mente di tutti? Di quelli che mi sono vicini, come quel pescatore lì. In questo momento si sta chiedendo se deve chiamare la polizia. Con tutti questi rapimenti di ragazzini. Tra un attimo deciderà, non ci resta molto. Non è ancora tornato? Sì, Maria. In caso avvertimi subito. Tutto bene, sì? Non va bene per niente. Dovevamo dare subito l'allarme. Io me lo sentivo che erano scappati di casa. Dovevo seguire il mio istinto invece di... Invece di dar retta a me? Ma cosa succede? Parlo col poliziotto o con lo psicologo? Parli con un amico. Oggi Michela mi ha detto che non sono sua madre. E perché? Perché è vero. Non lo sapevo. No, so che non si sfuma, Mimi. Non so come ho fatto a scoprirlo. Mi posso fidare di te? Non vedo perché non dovresti. Mi perdoni. Ma chi è amata? Aspetta, io non ho nessun potere. Era il costume che me lo dava. Ti ha solo sbloccato qualcosa nella mente. Sarebbe capitato comunque. Stai diventando grande. Hai perso sangue dal naso ultimamente. Sì. Vedi? Quel costume non significa niente. Il potere è dentro di te. Ma se non riesco nemmeno a controllarlo? Imparerai presto, vedrai. Ma che gli hai fatto? Gli ho cancellato la memoria. Ora non si ricorderà di noi. Non fa bene andarsene in giro nudi in pieno inverno. Tua madre aveva lo stesso problema. Così loro hanno costruito questo. Cos'è? Il tessuto di questa tuta reagisce a contatto con la pelle. Quando diventi invisibile, lo diventa anche la tuta. Portala sempre sotto i vestiti. E consideralo un regalo di tua madre. E questo? È il simbolo degli speciali. L'S in rosso si scrive così. Ora ascoltami. La divisione sa che sei qui, quindi scappa. Io ti troverò. Le nostre menti sono in contatto. Lo sono sempre state. Assurdo. Dice di non ricordarsi niente né dell'uomo né del bambino. Non ricorda neanche di averci fatto la chiamata. E che ci facevi qui? Niente. E non hai visto niente? Non sparire più così. Hai capito? Mai più. Adesso vado a prendere Mario dal veterinario. Tu torni a casa. E quando vengo io parliamo. Ok? Lo accompagno io se vuoi. Sì, grazie, mi faresti un gran favore. A me hanno chiesto quando ho scoperto di essere dotata per la ginnastica. E se so fare altre cose, io ho chiesto quali cose.
ma non hanno risposto. A me hanno chiesto qual è la radice quadrata finita di 131.071. Ma che sciocchezze, non ha radice quadrata finita, è un numero primo. A me hanno chiesto del tennis. Forse sono alieni, mascherati da umani. E forse possono leggere i nostri pensieri, magari anche adesso. Ok, fate il vuoto, non pensate a niente. Aia! Mettila, ciccione! Non sono grasso, ho il metabolismo pigro. Sanno delle cose su di noi. Sanno che tu sei brava a tennis e tu... Che sei una palla di ciccia. Brando, che sei bravo con i numeri. E tu a fare salti su una trave. Esatto. Forse cercano ragazzi con qualche talento particolare. Sì, ma perché? Che cosa significa? Che dobbiamo scappare. Prepara un tè, cosa dici? Scusa, non rispondevi. Non avevo sentito. Giulio, stai pronto. Devi far merenda, sennò poi tua madre chi la sente? Lo so, è un'età difficile la tua. Grandi cambiamenti. Si cominciano a scoprire tutte le potenzialità che abbiamo dentro. Biscotto, dai. E tu? Hai già cominciato a scoprire le tue potenzialità. Devo andare in bagno. Chiuso a chiave. Sai, con tutta la brutta gente che c'è in giro. Meglio non rischiare. Guarda che se chiami la polizia, i tuoi amici muoiono. Dai, Michele, apri, non voglio farti del male, davvero.
ancora a lavorare sulla mira, giovane Andreevich. Oh, ma hai già un ottimo controllo. Noi ti faremo diventare più bravo. Cosa potresti fare tu qui, in mezzo alla gente normale? Questo non è un mondo per te, giovane Andreevich. Penserebbero tutti che sei un mostro. Invece tu sei unico. Tu sei uno speciale. Ottima idea. Peccato. Giovane Andreevich! Ivan Patti! È un ordine! Signor sì! Dici chi cazzo sei? Aspetta! Non prendo ordini da uno senza faccia! Ivan, fermati! Hai finito? Silenzi. Michele? Aia! Potresti per cortesia muoverti con delicatezza? Sta zitto, ciccione! Shh, state zitti! Ma che fai? C'è un topo! Forse è meglio se lasciamo perdere. In fretta, ti prego. Ты мне пачку должен. Io di psicologi ne ho visti tanti, ma come questo? Non è uno psicologo, è una spia russa, te l'ho detto. È lui che ha rapito Brando e Stella. Uno psicologo che rapisce i bambini? Non è uno psicologo! Ah, non è uno psicologo, e allora dillo. Mi pareva. Ma tu? Perché hai visto tanti psicologi? Psicologi? Sì, l'hai detto tu. Ah, niente, è per il DDA. Cos'è? Disturbo della attenzione, dicono che ce l'ho. Per te non è vero. Che cosa? Che ce l'hai. Cosa? Niente, lascia perdere. E così, questo qua ha rapito Brando, eh? E anche Martino, e Stella. E anche Brando. Sì, anche Brando. Cos'è? Qui è dove veniamo a fare i nostri combattimenti di paintball. E questo è un Kingman ETK 4, ultimo modello. Ti prende a 300 metri. Ivan, quelli hanno le armi vere.
Poi devi vincere questa paura del vuoto. Se gli altri ci potessero dire dove sono. Io il modo lo troverei. Cioè? Farei un segnale, una cosa così. Sì, vabbè. Ivan, sei un genio. Come faccio a salire? C'è quello! Ho un piano! Cioè? Tu diventi invisibile e tieni pronto, ma il resto ci penso io. Like control of the territory. Siena aboard! Siena aboard! Что происходит? У нас проблема со системой безопасности. Николай контролирует. Ничего серьезного. Андрей, я знаю, что ты придешь. Это та женщина. И они тоже в поиске мальчика. Sapevo che Michele era speciale, ma non così. Sei stata una madre eccezionale. Comunque sia, Michele è la cosa più bella che mi sia mai capitata. Fatemi dimmi di che ti dice un co.
Lasciami! Все внутрь, немедленно. Миша, что случилось? Apri la cella. Venite fuori. Dentro voi due. Svegli. Devono avermi somministrato delle droghe. Potentissime. Oh cazzo. Silenzi. Allora eri tu. Spero non sia una delusione. Scusate se vi disturbo. Che ne direste di continuare questa conversazione fuori di qui? Seguitemi. Aspetta. C'è qualcun altro. Dobbiamo liberarlo. Ma neanche per sogno. Andiamo. Un vecchio. L'ho visto quando ho cercato di scappare. Lo tengono prigioniero. Ok, Brando. Portali tu fuori. Io vengo con te. No! Tu non sai dove lo tengono nascosto, io sì. Di qua. Di qua! Quella è chiusa. Visto? Tienila tu. Fermati. Aspetta. Lui sa dove mi chiede. Di qui. Uscite da questa parte! È bloccata! Siamo chiusi dentro! What's this? Fatti vedere, Andrejevic. Stella, perché? Io non sono Stella. Come non sei Stella? Stella! Il mio nome è un altro. Artiglio. Quando la mia mente ne artiglia un'altra, non ci sono effetti collaterali. Forse una lieve emicrania. È tempo perso, Michele. A casa tua sei riuscito a sfuggirmi, ma da qui non puoi scappare. Tu non sei mai venuto a casa mia. Oh sì, invece. Io ero lui. Preparo un tetto, dici? Com'era la tua amica Stella? Atvidiminia v kameru. Tu sei come me, Michele. Siamo due speciali. Io non sono come te. Zakroide, davai, davai! Lasci cerca, bandina! Vieni giù, vieni! 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 È un miliardo!
basta! Pensa alla tua amica. Vasili, ma sei sicuro? Sì, lo sicuro come l'ha detto Michele. Non ci posso credere. Ci sono più guardie. Andiamo. Petrolenza. Frignatelo. Cos'è, ma non mi piace per niente. Rubina? Yes! Aspetta! Ma per le servienze da copine passa! E Michele non è qui. Sta per esplodere. Finalmente si torna a casa. Presto mi ringrazierai, non appena potrai riabbracciare tua madre. Non è vero. L'avete uccisa, siete stati voi. No, no. Sono stati loro, i normali, a farle del male. Ma non l'hanno uccisa. E adesso la divisione è nostra. Madre è viva e ti sta aspettando. State indietro, indietro, via! Ora mettiamo la tua amica Stella nella capsula di salvataggio e la rispediamo sana e salva in superficie. State bene, Michele, Stella? E sono giusto, tornate indietro. Scendete, presto! Veloci, qui esplode tutto! Io non lo so, mi sono svegliato qua dentro e non mi ricordo più niente. Non ci credo, portami da lui. È così, ti dico, ho il vuoto, non so neanche come ho fatto a farmi questo. E non trovo più i miei occhiali. Giovanna! Andiamo! Michele non è più qui. Sta dicendo la verità. Sinistra, scala. Michele. Tu non c'entri niente con questa gente normale. Con le loro vite normali e grigie, spese a cercare di far quadrare conti che non tornano e tirare su marmocchi che faranno le stesse vite dei loro padri. Siamo noi, la tua famiglia e il tuo destino. Sì,
Mostrami cosa sai fare. Michele, silenzio. Tua madre sarà molto delusa. Mia madre è morta. Stella, come si fa adesso? Non ti capisce niente. Dovrebbe essere questo. Come dovrebbe? Possiamo vederlo un'altra volta. Deve essere una specie di illusione ottica, come un miraggio, non si spiega. Signori, mi sa che non ci sono più dubbi. Da oggi anche la nostra città ha il suo supereroe. Sì, però mi spiace dirti che non esistono mica i supereroi, mi sembra. Sta zitto tu, che non è ancora chiara la tua posizione. Questa. Ma cosa dici? Lui non c'entra niente. Ecco, bravo, diglielo tu, che sennò qua... Scusa un attimo. Io lo so cosa vuoi fare. È necessario. Perché? Perché ora tutti sanno che sei speciale. Appunto. Sarai sempre in pericolo. Non mi importa. A me sì. Non devi avere una vita come quella che ho avuto io. Io non voglio. Non voglio che tutto torni come prima. Ma il mio potere sparirà. Il tuo potere non può sparire. E forse ne è anche degli altri. E tu? Te ne vai. Saprò sempre quando avrai bisogno di me. Ma se cercavano me, perché hanno rapito Stella? Ora questo non importa. La sola cosa importante è che nessuno si ricordi niente di questa notte. Dammi solo un minuto, papà. Miki, non ti trovavo più. Sono confusa, è la cosa più incredibile che mi sia mai capitata. Anche a me. Che c'è? Stella. Tu ti dimenticherai di me. Impossibile. Tu vai dagli altri. Io ti raggiungo. Che cavolo significa? Non mi ricordo nulla. Quello che le ho detto è tutto così confuso. Ma come si spiega un'amnesia collettiva? Lei è uno psicologo. Mi scusi, dottore, io proprio non capisco. Io è come se fossi stato posseduto da una forza aliena. Ecco. Ma lei c'è stato sopra quel natante? Sì, mi pare di sì. I bambini li ha liberati? Certo,
Oddio, non so proprio come sia successo. E allora si prenda tutto il merito per la malora. Così chiudiamo questa storia una volta per tutte. Complimenti. Grazie. Grazie quindi all'ispettore superiore Giovanna Silenzi si risolve con un lieto fine e molti interrogativi la storia della sparizione dei tre ragazzi. Passiamo ora allo spot. Davvero? Anche sui giornali. Tu mamma è un eroe, lo sai. L'importante è che siano salvi, no? Grazie mamma, grazie. Mia madre mi ha detto che è fiera di me per la prima volta. Io lo so che sei stato tu. Shh. A proposito, mostro. Sai che io a te stasera ti porto a mangiare la pizza? Che te lo meriti dopo quello che hai fatto? Cosa? Qualcuno mi ha detto che hai preso 8 in matematica. Come hai fatto? Hai copiato? No! Sì, hai copiato. No! Sì. No! Sì! No! Se lo leggo negli occhi. Sì, vabbè. Ciao! Ciao! Sei stato bravo. Li hai riportati a casa. Te l'avevo promesso. Ciao, mamma. Scusa, non t'ho visto. Qui non è. Ciao. Silenzi! Sei contento che sono tornato? Ivan, tu non sei davvero stupido. È solo un disturbo dell'attenzione. Non è una cosa grave, la puoi controllare. E tu? Se proprio vuoi prendertela con qualcuno, prenditela con tuo padre. Cosa? Volete picchiarmi? Fate pure. Allora, se mi permettete. Stella! Ciao! Ma non ti fermi alla festa? Non mi va di essere festeggiata perché sono stata rapita. Beh... ci vediamo. Sei sempre raffreddato tu, eh? Facciamo la strada insieme? Perché no? Sai, sono preoccupata per domani, che c'è il compito di matematica. Ah, ma io ho trovato un trucco. Un trucco? Trucco. Diciamo trucco. Più facile di quello che pensi. Generale. La nostra missione è fallita. Lo speciale Andreevich ci è sfuggito. Generale, abbiamo trovato la giovane Natasha che cercavamo, è nascosta in Marocco. Questa è una buona notizia. Vai. Sì, sì.
cosa. Piccolina, non piangere. Siamo liberi finalmente. Oh my goodness, an invisible boy. When my heart changes, others will see a child with a toy. They look so scared, they look so sad, and I disappear. I'm so full of fears, oh my goodness, I'm the invisible boy. New day is coming, people renew the things of hopes. I'm vain, I'm charming. Let me run, I can go. Let me run, I can go. Dance into the wild wind, moving with my hands a wheel. These days are changing for burning my last opportunity. Dance into the wild wind, moving with my hands a wheel. Oh my goodness, an invisible boy. While my heart changes, I will see a child with a toy. They look so scared, they look so sad, and I disappear. I'm so full of fears. Oh my goodness, I'm the invisible boy. People renew the gleams of hopes. I'm vain, I'm charming. Let me run, I can go. Let me run, I can go. Dance into the wild wind, moving with my hands a wheel. This is a changing fool, burning my last opportunity. Dance into the wild wind, the real, this kind of pop song needs to be sung. I'm your invisible boy. I never heard nothing.
to speak. But I never heard nothing, I never heard nothing. And I'm waiting for the day for you to say something, to say something. And I'm gonna start to pray.